Sara a Ciancino proveniente da Ginevra un quadrimotore inglese, porta a Roma un ospite imperiale. Il Presidente della Repubblica si fa incontro al giovane Shahin Shah, re dei re dell'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Il corteo d'onore che si forma all'uscita dell'aeroporto sarà composto di 7 macchine oltre il seguito. Nella prima l'ospite accanto a Einaudi, poi con De Gasperi il ministro della corte imperiale e il sindaco di Roma, e poi col conte Sforza l'ambasciatore dell'Iran. Lo Shah ha incontrato lungo il suo percorso i solenni monumenti di Roma antica e l'accoglienza della nuova Roma. Il guardiaportone del Quirinale saluta all'ingresso il primo capo di Stato ospite ufficiale della nostra Repubblica. Il corteo raggiunge la scalea del Salone Rosso. Sventola intanto sulla torretta accanto al tricolore il leone d'oro in campo celeste. All'ospite è stato assegnato l'appartamento che la tradizione riserva ai sovrani in visita. La seconda giornata romana dello Shah si apre con l'omaggio al milite ignoto. Risuonano gli squilli, i corazzieri salutano. Accompagnano lo Shah e il suo seguito militare il sottosegretario alla difesa Robinot, i generali Brezzani, Frattini e Morgero e il sindaco Rebecchini. Prestano servizio d'onore ufficiali delle forze del presidio. Soldato delle nostre guerre, il tricolore dell'Iran che ripete i tre colori d'Italia. Gli arazzi dei giorni solenni pendono dai balconi del Campidoglio. Guidato dal sindaco, lo Shah raggiunge la sala degli orazzi e curiazzi. Alla presenza di De Gasperi, Rebecchini offre all'augusto visitatore l'emblema della città. Musica verde dei cortili verso i giardini delle vasche di Nimfee. Accompagnato da Sforza, lo Shah ammira i bassorilievi imperiali. I tavoli dei rinfreschi posano sullo smeraldo di un prato. Presentazioni. La contessa Sforza siede accanto all'ospite. De Gasperi si intrattiene con Monsignor Borgoncini Duca. Preceduto dai valletti, lo Shah si congeda. Sul Campidoglio gli auguri scrutavano gli auspici. Stasera l'auspicio è lieto. Questa visita dimostra la volontà di intesa tra i popoli, garanzia di pace.